Bene, oggi sono a Napoli, a Capodimonte per la precisione, città meravigliosa che adoro. E in questo clima di calore e di vicinanza umana che si respira in questi luoghi, che a me fanno stare davvero bene, vi ripropongo un quesito classico della psichiatria, cioè curarsi senza farmaci. In psichiatria è un mito o una possibile realtà? Stare meglio senza usare farmaci è possibile? Di questo argomento se ne parla ovunque e a parlarne parecchio sono proprio le persone che hanno meno competenze, purtroppo. Questa domanda messa giù così è chiaramente mal posta, poco sensata e ambigua. Ma sui diversi forum, su siti di certi personaggi o di certa antipsichiatria di bassa qualità, la ritroviamo proprio così. Per cui volevo partire da qui per provare, come sempre, a fare un pochino di chiarezza. Anche se il passaggio successivo dovrebbe essere: ok, quale disturbo, quale problema vogliamo curare senza farmaci? E ritorniamo quindi al grosso, enorme problema della diagnosi in psichiatria. Per prima cosa vi voglio parlare di una cosa che ho già affrontato spesso sul mio blog valeriorosso.com e su questo canale YouTube. Vi voglio parlare di quello che in realtà è la più diffusa diagnosi psichiatrica, di cui però nessuno parla, ovvero del disturbo dell'adattamento. Sapete perché ve ne parlo? Perché è una delle diagnosi psichiatriche che maggiormente vedono i medici di medicina di base, o gli psicologi, o anche gli psichiatri che lavorano prevalentemente in ambito privato e che scambiano spesso per depressione o panico o ansia generalizzata. Quante volte gli psichiatri o i medici di medicina generale o gli psicologi vedono persone che dicono: «Dottore, mi hanno licenziato, ho mutuo e dei debiti e una famiglia, non dormo più, piango, sono sempre teso e alle volte ho panico e mi sembra di non riuscire più a vivere». Bene, in situazioni come queste si sentono le diagnosi più fantasiose: depressione reattiva, sindrome ansioso-depressiva, panico, disturbo d'ansia generalizzato. Ok, il problema è che se fai certe diagnosi, poi ti viene voglia di fornire anche i trattamenti che ormai tutti consigliano, tipo benzodiazepina go-go e antidepressivi. Chi mi segue lo sa, io non sono per nulla uno psichiatra contrario ai farmaci, tutt'altro, ma sono assolutamente contrario ad usarli in maniera scriteriata o senza senso. Bene, come sempre il punto è fare una buona diagnosi. Quindi, rispetto al caso ipotetico di prima, in cui una persona che non aveva particolari problemi mentali e poi, dopo un licenziamento, inizia a manifestare sintomi d'ansia e di umore depresso, la diagnosi giusta nel 99% dei casi sarà disturbo dell'adattamento, con ansia o umore depresso, oppure misto. Peccato che questa diagnosi nessuno la conosca, o che venga poco praticata dai medici, o che sia sottovalutata, mentre è forse quella che più frequentemente andrebbe fatta in contesti di psichiatria di consultazione o di salute mentale generale, in cui si hanno persone che sono sopraffatte da stili di vita sbagliati, con la tendenza a tirare sempre di più la corda, indebitarsi o finire in dipendenze che generano difficoltà relazionali o bancarotta, ma anche, diciamo, da eventi stressanti continuativi a cui non sanno fare fronte. Quindi, nel caso del disturbo dell'adattamento con ansia, umore depresso o misto, gli interventi non dovranno assolutamente essere di tipo farmacologico, ma neppure di tipo psicoterapeutico, ad esempio psicanalitico, o di psicoterapia indefinita senza senso. Sarà assolutamente opportuno iniziare una psicoterapia finalizzata al supporto e che favorisca delle strategie di coping, ovvero per far fronte alle condizioni stressanti e per migliorare il proprio stile di vita, per risalire la china piano piano, insomma. Tutte cose che raramente vengono proposte in maniera chiara e competente, sia da specialisti privati che dalle nostre ASL, che sino a prova contraria dovrebbero farsi carico della nostra salute mentale a 360 gradi, in un mondo ideale perlomeno. Invece che dire poi di altre diagnosi? Ad esempio l'insonnia, che può essere sia una condizione primaria, ma molto più spesso è un sintomo, andrebbe in primo luogo trattata con un intervento di igiene del sonno, ovvero in termini psicoeducativi, ok? Poi solo dopo si può immaginare per brevi periodi qualche farmaco magari, e non solo le benzodiazepine, che fuori dal controllo medico possono dare davvero forte dipendenza, ma ne abbiamo molti altri, ad esempio la melatonina, il trazodone o anche altri farmaci. Poi che altro? I disturbi di personalità, specialmente quelli non gravi, non necessitano di farmaci, se non in alcuni periodi, anche perché con i farmaci curi solo eventuali comorbidità come la vera depressione o i veri disturbi psicotici eventualmente presenti. Anche la storia dell'impulsività trattata con acido valproico, litio, è tutta da vedere, dato che non abbiamo nessuna meta-analisi che ci dica con precisione, in maniera netta, che l'impulsività nel contesto del disturbo di personalità si giovi veramente dei farmaci. Ok, questo per fare qualche esempio concreto di cosa non si deve curare con i farmaci. Lo ripeto, specialmente
disturbo dell'adattamento, ovviamente. Poi invece abbiamo altre condizioni di psicopatologia, come il disturbo bipolare, la schizofrenia, il disturbo di panico grave, il disturbo ossessivo compulsivo vero, grave, la depressione maggiore, quella vera, quella grave, che non ti fa alzare dal letto, che ti rallenta, che ti danneggia sul piano cognitivo. Ecco, tutte queste altre condizioni si devono trattare anche con i farmaci, ok? Se trovate qualcuno che vi dice di non usare farmaci, dovete scappare e andare a cercare una persona più seria, più informata e che si affidi alle migliori evidenze scientifiche, ok? Quindi la risposta se la cura senza farmaci in psichiatria è un mito o una realtà è connessa ad alcuni punti. Il primo punto è: dipende dalla diagnosi, che deve essere fatta molto bene, che il paziente deve conoscere. Il secondo punto, che è poi il vero punto, è banalmente quello di usare i farmaci quando servono e non usarli mai quando non servono. Il terzo punto, infine, è che in psichiatria è molto molto importante che le persone sappiano che lo stile di vita, ovvero diminuire gli stress, fare attività fisica, vivere e lavorare in posti umani, oppure l'alimentazione, il non usare droghe o sostanze d'abuso, incluso alcol, caffè e compagnia bella, è fondamentale. Lo ripeto, è fondamentale. Bene, spero di esservi stato d'aiuto e spero che vorrete darmi il vostro punto di vista e i vostri commenti, come sempre giù in descrizione. Bene, per oggi ho finito, continuo a girare per Napoli e a godermi questo bel clima. Come sempre, se vi è piaciuto questo video datemi un like e iscrivetevi a questo canale YouTube e al mio podcast Lo Psiconauta su iTunes e su Spotify. Date anche un'occhiata al mio blog valeriarosso.com, dove troverete un sacco di articoli sulla psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.